Ma io vai. Volevo fare Michael Jackson, ma non mi ricordo il testo, quindi piripiripipi 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 piripiripipi. Ouch! Nathan, mi vengono sempre, mi vergogno sembrava, mi vengono sempre nel corso del mese domande interessanti da farti per il prossimo rinnovo. Ma al momento non ricordo mezza, quindi ammacca banane. Ah, sì, mi ricordo. Grazie Nathan e grazie a Zizzo Zuzzo per la sua sub. Ragazzuoli, Entra. non serviva. Sub day. Resubbare, resubbare così, pam, pam. Anche se vi va. Grazie a Ravil per la sua sub. A una ragazza qualunque, che stavo per dire. Ad una ragazza qualunque che Entra. fa 17 months. Grazie mille, signorina. Grazie a Mannot per i suoi 10 month. E a Heta per la sua sub. Tu devi essere Il video lo Non ti trovate pronunciare. già nella stanza che si chiama Video Sub. Non scrivete in quella stanza. Pena un kick da svariate ore. È successo. Non Ah, scrivete lì sì, mi perché vi ricordo. kickano. Lì, in quella sala, ci saranno solamente i video di mese in Entra. mese. In questo momento c'è il video di questo mese, che è gennaio, per chi non lo sapesse. Auguri! Sono un peccatore? Beh, meglio peccatore che tocca troie. Mi è venuta così. Grazie Termos per il raid. Pentiti! Non mi pento, non mi pento. Faccio tutto quello che voglio. Grazie a Merity. Merity e a Lacrima Nera 96 per la sua sub. Entrambi per la loro sub. E Miss Lerath. Miss Lerath. Miss Lerath. Quella lì, Entra. che fa 2 mesi e dice: Beppe, andiamo, ci vediamo lì. Grazie mille. Grazie a Skellrod per la sua sub. A Jester Entra. One per la sua sub. E Droids, che fai con la mano a Timpuri? Ah, sì, mi ricordo. Grazie a Dasmo. Troppo entusiasmo per Asmo. Niente. Grazie a Kire. Quante Entra. sub nuove? Ah, che piacere che mi fate. Grazie. Benvenuti a tutti. Il mio era un invito a rinnovare, Entra. invece ai vecchi di merda come me che si dimenticano di rinnovare, rinnovate. Però vedo tanta gente nuova, sono molto contento di avere tanta Entra. gente nuova, la gente nuova è nuova. Entra. Piriripipi, piriripipi. Entra. Bau Nemesis! Cosa? Ah, ok, Assio. Hai regalato 200 abbonamenti in totale. Io ti ringrazio infinitamente, grazie mille. E grazie mille. Ah, Ah, mi sì, mi chiamo Nine ricordo. Jester One. Mi perdoni, dottore, grazie mille. Nine Jester One. Ci provo a ricordarmelo. Grazie anche all'oscuro Entra. signore, che è un simpaticone. Bibina! Un anno di noi finalmente, grazie a tutti questi mesi ficcanti e delle belle cose che ci hanno fatto vedere, tipo i seni dei video, dei sub. Le si vuole tanto bene. Fiera di essere padovana come lei. Ancora per poco, in teoria, vediamo. Stiamo cercando, ma non a Padova. E Buono, buono. grazie a Vertien, 14 due volte. Me l'ha fatta. Me l'ha fatta. Gli regalerò una maglietta. Cosa giochiamo stasera? Giochiamo a rubare stasera, no? Curioso, Better Colale. Pentiti anche tu. Per il Sicchiotto non sto benissimo, ma ho trovato le forze per riabbonarmi. Grazie mille, gentilissimo. Difendi, Ma come certo, signore, Bertien. dica 18, dica, Certo. perché dice sempre Anche 18? un altro che non si va, ragazzi, su va. 19, 19, 19. Allora, cazzo, recenti le palle. Thief Simulator è da mercoledì che non si tocca, eh. Quasi una settimana. Attenzione. Qui si perdono le belle abitudini, le ladre abitudini, le abitudini di ladro. Da ladro. Grazie a Cluck. Entra. E a Galaxy 93. Si sente la mancanza? Siamo tornati, siamo tornati. Eccoci.
Ormai appuntamento fisso finché non lo finiamo, naturalmente. Entra. Il ladro e le sue abitudini. Niente lavandino stasera, adesso vediamo. Cosa dovevamo fare? Avevamo mollato... Si ricorda di guardare in alto a destra per vedere in che stanza sono gli abitanti. Hai ragione, è un mio problema. Signor Gatto mi ha fatto rimanere in testa la canzone di Oli. Quali? Roli Poli Oli, adesso sai chi è. Tutto è tondo e nel suo mondo è il tipo più in gamma che c'è. Che devo fare? Ruba la Bolthorn Family. Ma che cazzo è che devo rubare? Notte. No, dov'è? Al 201. Andiamo al 201, quindi. Ma c'ho ancora le tasche piene, di che? Un binocolo, grimaldello, orologio d'argento e il vaso di Michael Jackson. Mica capito che cazzo devo fare. Il Bolton. La pianto? Va bene. Guarda in su, là nel cielo blu, nel pianeta Roli Poli. Welcome back. Se lo smonti potrei essere interessato. Non ce l'ho qui con me. Arrivo subito. Che mi incastro qui. Facciamo questo e poi andiamo al 201 a fare, non ho capito che. Cos'è il Bolton Family? Cioè, cos'è il Bolton? Cos'è? Una poltrona della famiglia reale? Come? Dobbiamo incularci una poltrona? È difficile. Un'automobile, cazzo, spero che sia un'automobile. Più facile da rubare rispetto a... a una cosa, come si chiama? Quel veicolo che si chiama poltrona. Adesso sai chi è. Tutto è tondo e nel suo mondo è il tipo più in gamba. Welcome back. A lei. Bene, 1005. Perché mi continui a incastrare nel muro? Non so io. Hanno modificato la sensibilità del mouse per caso? Ok, andiamo a Richard Street. Ho ascoltato 12 ore la soundtrack del menu dei Mi. Cazzo, com'è che era? A 201 è qui dietro. Io avevo scaltato il Nyan Cat per 10 ore. Allora, questi stronzi... rompi un anno da giardino, 1007, ruba la Bolton. Che è la macchina, no? A questo punto abbiamo detto. Va bene, torneremo ad un orario senza gente. Grazie a Darian per la sua sub. E a Marmor, e sono 19, signor Gatto, 19 mesi. Aspetta un attimo che faccio... questo qui. Per iniziare questo 2019 con il miglior streamer del multiverso. Troppo? Un po' eccessivo, ma io apprezzo comunque. Scusi, signore, diga 18. Fino alle 19. Dice sempre 18. Ecco un altro che se fa i cazzi su a 19, 19. E grazie anche a quello che chiamano Ale. Sono 17, come non saprei mai. 17 come la sfiga tutta proprio. Allora, facciamo questo mestiere qui, che non ci vuole una sega. Tu devi essere io. No, sicuro. Guarda in su, là nel cielo blu. Allora, gli spacco questo nano da giardino. Ma che mira di merda. Ok, e fin qui facile. Poi gli entro in casa. Oh no, ah no, non è vero. Non sono quelli che hanno la chiusura a lampo come le mutande. Ho sbagliato. Vabbè, avete capito cosa intendevo. E questa qui, questa devo rubare. La Bolton Family MKV. Questa qua. Alimentazione dell'allarme. Come funziona? Non me l'ha insegnato nessuno. Bah, ci sono arrivato da solo. Come apro lì? C'è un telecomando? Un telecomando dentro la macchina. non lo so.
funzionano così le macchine? Voi uscireste accelerando come degli stolti? No. Non c'è niente, dici, qui. Vabbè, intanto mi inculo magari qualcosa. Non c'è niente da incularmi. Ma non è possibile che non abbiano qualcosa. Cos'è? La sedia! Figa, la sedia me la fotto. Ma non me la posso mettere nel furgone qui? Cazzo, c'ho un furgone, sto rubando un furgone, non mi posso fottere la sedia. Guarda te, scusami. Che palle. Con il trapano? Ah, dici che... Ah, in cucina c'è un pulsante per aprire il cancello, perdonami. Se non ci sono arrivato. Mi hai fotto il vaso. Ah, forse questo. PDA da... Oh, faccio. Ancora? Cazzo, dovevo togliere questo. Vabbè, ha funzionato uguale, no? Ok. Pannello di sicurezza telecamere. Sì, ma non interessava questo. Che farà questo? Ma... Che giro un po' strano per questo tubo. Ok. E? Pure la porta. No, amico mio, non me ne frega della porta. Voglio vedere se il cancello è aperto. Non è aperto. Pane di sicurezza. Finestre. No. Non fa niente. Questo sarà... Capito, ma perché tengono qui? Perché lo tengono? Scusami, ma come ti viene in mente di avere l'interruttore per aprire il cancello del garage? In... Come un inquilino maschio per... È tornato a casa! Figli di quella grandissima mignottona! Dov'è? Dov'è un armadio? Un armadio, questo qui, un armadio, mi nascondo. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Grazie a Pacchi Dinosauro, siamo a 10, una bella decina tonda tonda da celebrare, grazie mille. E grazie a Mario Mestolo, buonasera Gattone, le chiedo anche per questa sessione a sua benedizione, cordiali saluti da un padovano acquisito, grazie mille ad entrambi, tanti auguri a Mario. È lì, l'ho visto io andare lì, Perché mi segna la portiera della macchina? Lo chiuderà il cancello? Allora, secondo voi, se io sto qui, il tempo passa, riusciamo ad aspettare abbastanza da essere di nuovo soli? Perché ho lasciato aperto... Il cancello si è chiuso, ok. Finalmente mentre stai con le mani nel sacco. Simone, buonasera Gattone, non dimentichi i vecchi tostapane. Mai. Grazie. Una ventina di minuti di attesa. C'ho voglia. No. Ah, Igor. Vabbè. Cucù. Oh, Dio. Mi ha visto. I fantasmi, signora. In garage quello lì, sarà in garage. Perché si guarda il culo in garage? Federix, buonasera gatto, sì, e buona live, ricordo. Grazie mille. Allora, aspetto un attimo perché... ma qui ci sono le finestre closed. Le ho chiuse io? Perché io sono entrato da una finestra. Chi è che accende e spegne le luci in questa camera da letto per bambini? È andato al cesso quello lì. Entra. Ok. Grazie a Tizio. 1, 2, 3, 4. È
vero che c'ho gli occhiali infrarossi? Me l'ero scordato. Buoni, buoni un attimo, buoni un attimo. Perché chiuso? Perché chiuso? Ragazzi, perché chiuso? Porca troia. Non posso farlo, non posso farlo. Ho chiuso io? Ah, quindi... Ma io ho dato retto... Oh, brava, vai a letto col maritazzo. Vado. Grazie a Daniel De Panza, un uomo creato in abbondanza. Scusami, eh. Entra! Si sarà aperto il cancello, boh, chi cazzo lo sa. Eccolo lì. Questo è il miglior furto che io abbia mai fatto, eh. Ma devo riattaccare i cavi. Okay. Perché? Ho capito io. Che due palle però. Dov'è? Oh. Il miglior furto in assoluto. Mi hanno sgamato. Una macchina è spawnata davanti ai nostri occhi. Ci siamo nascosti in un armadio e gli abbiamo comunque rubato la macchina. Grazie a Shepard. Mi ha dato D, ma in realtà intendeva S più. Vinny! You have to think outside of the box. Arrampicarti sulle grondaie. Ok. Impara agilità livello 4. Dov'è? Questa sarà l'agilità. Un punto abilità. Oh, che palle! Vinny! Un livello mi tocca fare. Vado. Vabbè, vado intanto a vendere il vaso. Poi torno a quella casa lì perché mi sembrava bella ghiotta, eh. Smontala però la macchina. Grazie, I'm the para. Devo ancora prendere la 3, eh? Giura? Entra. No. Ah, mi ha schioccato tutto. Livello 3, richiesto 9, impara, porca vacca. Quindi devo fare due livelli. Minchia. Ti muovi più velocemente con oggetti di grandi dimensioni. Cazzo, ci inculiamo la sedia. Vabbè, ci basta fare un livello comunque, come dicevamo prima. Non so quanto mi manca per finire il gioco. Oh, aspetta, sto per fare una cagata, ma vabbè. Le 19 erano. Allora, la cosa più comoda in assoluto è sicuramente riuscire a disabilitare uno le telecamere e due... Ma la facciamo così in bella vista. Ok. No, volevo aprire questo. Ok. Cosa c'era lì appena? Ma non lo voglio sapere. Non abbiamo molto tempo, dobbiamo sbrigarci. Allora, telecamere. Il rosso segue di qua e va qui. Il viola va di qua e va qui. Il viola va di qua e va qui. Ok, fatto. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia... Disabilitato. Questo. Dritto, andiamo... No, sì, sì, sì! Ok, grazie ad asfaltato! Se il gatto funziona, il Philips Hue Play... La Philips? Cos'è la Philips Hue Play? Ah, sì!
La... Me l'hai regalata tu. Grazie mille, asfaltato. Non c'era scritto chi è stato. Grazie mille. Ale. E via al ladraggio delle sedie. Che poi perché tenersi una sedia costosa lì in garage? Dov'è finita? Ma se la sono inculata sti bast... Ah no, eccola qua. No, ho sbagliato. Allora, ce la prepariamo qui. E intanto ci mettiamo delle robe in tasca, così, tipo il regalo. La stampante, no, il macello. Perché tengono lì i piatti? Allora, l'X Cube qua, questo mi sta in tasca, benissimo. Cioè abbiamo le tasche belle piene di merda. Ma sì, dai, perché? La scatola da te. Una cosa interessante. È una bella storia da raccontare agli amici. Qui c'è qualcosa, non c'hanno una sega. Sti poveracci. Fammi vedere, qua. In cesso. C'avete roba in cesso? Non c'hanno niente in cesso. Ah, mi tocca. Che dobbiamo fare? Guarda lì che c'era pure qualcosa di scasta. Ma affanculo voi il cesso. Una buona idea è entrare direttamente con la macchina. Ma credo che i vicini possano allarmare, no? Comunque mi devo muovere perché stanno per tornare. Stanno per tornare. E una fotocamera, benissimo, è mia. Qui non c'è niente. Qui, no, qui non c'è la sega. Via, il vaso. Boh, dai. Ci sbrighiamo. Mi inculo questa sedia ed è mia. Qui c'è un testimone, ma io lo evito con fare ambiguo. Stai facendo qualcosa di losco? Beh, non si può? Sto trasportando una sedia. A posto. Dai, la polizia per una sedia, ma siete proprio dei... Mangia merda. No! Cazzo. Maledetti porci. Era fatta, eh? Avevamo fatto, porca miseria. Ah, sono le 19, ok. E 03. Cazzo, ma è giorno, eh? Ma infatti, stai facendo qualcosa di losco. Che vuol dire? Scusami. Ma io volendo posso scassinarla. Ma lo posso fare anche da fuori. Ma allora vaffanculo, faccio prima. Era tempo che vado a risparmiare così. Cazzo. Buona. Beh. Disabilitiamo le telecamere. No, questo. Che non ci vuole praticamente una sega. Tacchete, tacchete e spatatracchete. Buono. Ok, fatto. Ho fatto? Non ho letto, giustamente. Sì. Allora, questo. Questo. I due pad. Vado di qua. No, il bagno ce l'avevamo già guardato. C'era una sega. Poi abbiamo aperto un ca... Ma chi l'ha fatta questa casa? Architetti del cazzo, guarda. Qui c'è la camera, ok. Che vuol dire avere le porte così? Poi mi inculo anche questa cosa di metallo. Perché di metallo? Mi intriga il metallo. Ma pamon, non si può prendere. Questo si può? Ma no. Me lo metto in tasca, vaffanculo. No. E allora? Qua dal bambino? Ci sono dei cash? E che più salvadanaio? Cioè, gli origami? No. Niente. Grazie a Mr. Q. Giusto, la macchina me la sono già ciulata. Perfetto. L'Xbox fake non c'è più, eh? Beh, ma porca vacca che giro qua. Gioco delle sedie. Con le sedie. Violazione di domicilio, no. Che si sono riaccese? Dov'è la sedia? Dovremmo... eccola lì.
Perché le telecamere si sono riaccese, scusa? Ehi, ti ho visto in quella proprietà privata. No, no, no. Cazzo. Ma la sedia fin davanti viene. Giustamente. Che scomodità. Vedo un cazzo. Ma guarda te. Andiamo a casa. Daniel De Panza. Non so cosa scrivere, ma faccia finta che sia un messaggio molto bello. E complimenti a cose belle. Grazie mille. Un saluto a tutta Caserta. Fatto il livellino? Yes. Aspetta un attimo. Vedo se riesco a vendere online questa sedia che mi è passata per le mani. Oh, Black Bay, Bambole, oh, Black... dove sarà? In arte? No, antiquariato. Sedia antica, 5.000, In altro, i regali rossi... siamo in alto mare. Poggio giù, allora. Vaso, camera, pad, scatola, regalo rosso, eccolo qui. Allora, andiamo a vendere. Non è più Natale, non servono più. Welcome back. A lei e famiglia. Ok, allora saliamo di livello e poi chiamiamo Vinny. Anzi, ci facciamo chiamare da Vinny. Vinny! The best cars have electronic locks. You're gonna have to learn a new trick. Furto d'auto livello 3. Che dobbiamo fare? Fortunato livello 3 chiede 2 punti abilità e noi ne abbiamo uno. Perché ne abbiamo uno? Adesso se di livello me ne da 2 per caso. Oh, vabbè, meglio. Il furgone non lo compro perché tanto non rubo mai con la macchina. Ok, andiamo all'altro parcheggio. Questo parcheggio qui è praticamente solo per il 201. Capito, sono ricchi, eh. Però le cose hanno smesso di respawnare effettivamente. Non so se l'abbiano patchato. Tutto in sicurezza. Lascio perdere questo. Allora, ah no, questo qui è una fortezza. Però c'è una missione, rompi un anno da giardino, 1700, è un vecchio orologio nel corridoio. Però questo qui era quello con la guardiola e tutto quanto. La telecamerina, questi, non gliela possiamo mettere, no? Ma a parte il fatto che non c'è neanche un ingresso, ma noi eravamo entrati qui. Va bene, Luco, grazie. Come si entra in questa fortezza qui? Perché ci siamo già entrati. Dal lato destro, là dietro il gabbiotto. Ok, grazie. Da qui. Ah, è una fortezza incredibile, ma qui c'è una pianta fatta apposta per arrampicarsi, per i ladri. Perfetto, perfetto, ottimo, ottimo, bravi, complimenti. Oh, che due maroni. Grazie a Senfet, 24 mesi? In pochi, grazie mille. Ok, mi ha sentito il guardatore. No. Che paura! Azz. Come esco? Come me ne vado? Ok, il coltello di vetro, però... Bella raga. Che violazione di domicilio, sono andato via, sono andato. Allora, anche qui è tutto sconosciuto, non sappiamo nulla di nulla, salve. Che vuoi, prego, passa, dai i tuoi occhiali da sole. Allora, PDA da che mi servirà per... La porta è bloccata, ho capito, però c'è un... Che c'ha? Che violazione di domicilio? Dov'è? Chi la sta facendo? Scusami. No. Che villetta.
Ma basta con sto scoperto. Gli Adams vivono qui. Col binocolo non si vede nulla. Che serve il binocolo di notte? Non c'è la possibilità di togliergli la corrente a questi qui. Che mura di cinta, bravi. Allora. E c'è anche lì un uomo guardia. Non capisco sinceramente. Ma il PDA da hacker spegne anche la cosa? Spegne anche la spia? Visore notturno che me ne fa. Salve. Ah. Ma allora me l'ha segnato questo qui. Un'altra volta non me lo segnavo. Vabbè, andiamo via. Il gioco ha un finale, sì. Il gioco ha un finale. Vabbè. Per adesso torniamo ed incassiamo. Poi vediamo se c'è da comprare qualche trucco per fottere le persone. Grazie mille ad Alessio Raviolo per la sua sub. Sì, compriamo i suggerimenti, per forza. Tanto ce li possiamo permettere, siamo ricchi ormai. Adesso mi darà comunque un po' di exp. Non mi ha dato un cazzo, perfetto, perché non ho rubato niente. Va bene. Allora, forum ruba io. No, affitta. No, affitta ladro, ok. Abbiamo preso due lavori, però forum ruba io, da qui. Ah, qua non mi interessa, i Entra. Patterson. Non mi interessa. Misure di sicurezza, ho i turret, dammi queste qui, che non è male. E i Washington, 205 e 206, preparatevi. Le finestre hanno un rilevatore di taglio del vetro. È possibile arrampicarsi sulle grondaie per raggiungere il balcone. Ok, buono. Andiamo ai 205 allora, che sono fatti praticamente apposta per la nuova modalità che abbiamo. Ma aspetta, ma le grondaie potevamo farlo anche prima? Grazie al dottor Geco! Ma perché devo smontare la macchina? Ma che vi frega? Che poi che cosa smonto? Che è una rottura di palle smontare la macchina. Ok. Sì, le grondaie le posso fare, certo. Affittaladro.it fa sempre ridere. Allora, al 205 non sappiamo un cazzo di questi inquilini di merda. Perché non sappiamo un cazzo? Beh, chi lo sa. La serratura con i grimaldelli, per davvero? Non mi fa neanche taggare la cosa lì, pensa. Perché? Perché si vede, si sarà. Ah, forse perché l'ho già taggata e quindi mi fa vedere. Ok. Cribio. Il pannello di controllo della telecamera si trova nel corridoio. Ok, il pannello di controllo delle finestre si trova. È possibile arrampicarsi sulla grondaia per raggiungere il balcone. Ho capito, ma come entro? Il camioncino l'abbiamo visto, però non c'ho i soldi per ora. E comunque non ci interessa, stavano dicendo. Ma che consigli di merda, affittaladro? Taggo questa. Perché non mi tagga più le cose? Non era con il tasto centrale del mouse, scusami. Camera su nessuno, l'intera camera giù, spostamento laterale. Mouse 2. E mouse 2. Non va. Ok. Cosa c'è scritto, scusami?
Ah, ok. Erano i consigli interni. Le grondaie. Le grondaie con in mezzo Manzotin. Questo me lo fa taggare, però. No, questa è una stronzata, scusami. Avevo appena letto occhio alle guardie. Posso entrare in acqua? Non posso entrare in acqua, mannaggia. Serve una cosa utile. Che brutta idea. Non ci volevo venire qui. Ok. Allora, grondaia. Questa luce. Quando mi avvicino alla grondaia si accende una luce lì. Perché? È terribile. Il router è mio. Cazzo. Che bella casa però. Wow. Minchia. Ma complimentoni. Libri, tutti impilati, che bravi che c'hanno i libri impilati. Sì, ma non c'è un cazzo da rubare però. Ragazzi. No! No! No, il cesso no! Dov'è? Come si va sotto questo letto qui in particolare? Non si può fare? Storti. Non si possono aggredire le guardie, non si può aggredire nessuno perché fa game over. Ho capito il grammofono, ma dove me lo metto? Nel culo? qua rischiamo duro. Grazie a Bottaresco per la sua sub. Come mai rompere le robe va bene con rubare? Guarda. Entra. Su c'è una stanza piena di PC. Ma su non ci posso andare. Questi mi sgrumano. Thank you. Tanto c'è uno che cammina qui. Marci, buonasera gatto, le volevo chiedere una benedizione per l'esame di teoria tecnica dei nuovi media di domani. Tanti auguri, vedo di aver preparato bene l'esame. Cazzo, io ho sbagliato i cavi, ma... Spero anche di averli seguiti a modino. No! Ok. Telecamere, andate. Ok. Ok. La statua di Padre Pio qui. Mia. Il pianoforte, no? È un po' troppo. Un violino, mio. Metronomo, sta andando ma non si sente, lo lascio lì. Cos'è? Introduttore della luce, per carità di Dio. Shhh. C'è uno lì? No. Boni, Boni. La telecamera è lì ma è spenta. Un vaso che non vale niente, un vaso grigio. Quasi grigi valgono, credo. Una
altro vaso. Una sveglia. Una chitarra. Vado via. Zitto, zitto, quanto qua. Riccardo, dai una cospira. Per Boni. Grazie a Riccardo che ha regalato l'abbonamento a Menu Ryu. Inventario pieno. Ma quindi volendo potevo prendermi qualcosa. Sì, aspetta. Ah. Butta via il vaso, butta via il vaso, dai. Cosa butto giù, cosa butto giù? Il router. Il router. La chitarra, che è grande, poi vediamo. Il grammofono me l'ha messo in tasca, è incredibile questa cosa. Questo e questo. Si aprirà qui. Cos'è questa cosa? No, qua no. Elettronica livello 3 mi richiede. Perché? Vabbè, io esco da qua. Beh, allora c'ha la mamma puttana questo qui. Freeze! No! Ma da dove mi ha visto? Da dove mi ha visto? Tommy, un anno, grazie mille. Ah, fanculo. Ho capito dalla finestra, però era mago, dai, troppo. Così è stato un po' troppo. Erano questi del 204? No, i 204 sono quelli che ho rapina. No, quelli del 204 che cazzo sono? Camera dei Patterson. Sappiamo qualcosa noi dei Patterson? Perché non abbiamo rapinati finora i Patterson? Scusami. 204, fammi capire. Sono liberi da mezzogiorno. Vediamo dai Patterson. No, non c'è gente sbagliata da derubare. Puoi rubare quello che ti pare. Sto cercando di salire di livello. Li abbiamo già derubati i Patterson, sono sicuro. No, dai qui no, che scomodità. Dai qui. Ok. E che incastro! E dai, non ci credo! Ma guarda te, che inculata. Inculata. No! Dov'era? Ah, eccola lì. È nuova questa, Patterson. Capito io, ma vaffanculo. Ciao. C'è un bidone qui. Un filone del bidone. Fable 2 non l'ho comprato, me l'hanno dato con il Game Pass dell'Xbox. Dell'Xbox One, l'abbonamento mensile dell'Xbox. L'ha scamato subito. No, forse è un po' pirla. Forse è un po' pirla. No, è un po' pirla, è un po' pirla. Noi lo accettiamo così per quello che è. Soffio su cor. Ricordo ai subscriber che il video per i sub lo trovate qui su Twitch in istanze private. In istanze private aprite e trovate il link per il video. Il video. Istanze private video sub si chiama. Effettivamente mancava questa piccola aggiunta al discorso. Io ridormirei fino a mezzogiorno a sto punto. Hai
Quale furto? Quale furto? E non bisogna scrivere lì, assolutamente. Grazie a Nabu e a Play With Wido. Play With Wido, grazie. Entra. Dormo in macchina, sono Cristiano, capito? Ruba. Ruba, sì. Entra. Arredalo sto cassonetto, almeno sa di casa. Grazie anche a Mr. Ranza. Te, poliziotto, te. E se ne va. Certo. Tanto a casa c'ho un divano dove dormire, effettivamente. Va bene anche la macchina. E pirla di prima, certo. Tutti molto arguti, però vabbè, effettivamente non vai a guardare dentro un cassonetto quando cerchi un ladro. Alle Flame, grazie mille. Vado? No. Entra. Ma dici che ci guardano dentro i bidoni? Beh, da noi i bidoni fatti così ormai non esistono più. Ridormia... Ok, volevo dormire. Fino a... cos'è? Mezzogiorno. Ok. E grazie a Cicciariae per la sua sub. Mamma mia. Ok. Posso? A posto? A posto. Allora. Entra. Ha lasciato aperto? Gentilissimi. Dimmi che hanno lasciato... Allora. Tanto entriamo dal buco giusto. Fanculo, mi sono rotto le palle. No. Ok. Cuffia con microfono. Cos'è questo? Il router. Ma il router, chi se ne frega del router? Oh, un telefono, almeno quello. Vaso verde, questa cazzata. Stampante. Terremoto l'ho sentito, ragazzi. L'ho sentito, terremoto. Non era... potente da me, perché era veramente una cazzata. Un iMac con la K. Ok, ma sono... scusa, un antico vaso tenevano dentro la cassaforte. Sono scelte effettivamente. Hai un antico vaso, perché metterlo in mostra quando i vicini ti potrebbero addirittura essere gelosi del tuo vaso? Potresti effettivamente infilartelo in cassaforte. Ma che è, per caffè non mi sta. Buono che conosco il proprietario, ma c'è... Ah, noi per non far cazzate usciamo dal garage. Bella, la mettiamo su una band. Oh, non ci credo. Oh, vaffanculo, va. Ah. Guarda che non voglio mettere sotto qualcuno che poi mi dà... Signore, cazzo. E dai. Appena detto non voglio mettere sotto qualcuno. Appena detto. Casa di quelli del Montenegro, lo mettevano in salvo. Effettivamente ci hanno messo un botto a mettere in salvo questo vaso, che mi pareva anche brutto. Come? Perché? Ah, sono stati sgamati, è vero. Allora, regalo rosso. Te. Che ora è? 10 minuti, qualcosa si fa. Poco, ma si fa. Black Bay. Bambolin. Sicuramente per me è antiquariato il vaso. Eccolo là. Yes. No. Vado. Il personaggio dorme molto più di 12 ore. Delle volte dorme anche 24-48. Dipende da quanto mi va. Mi spiace, Maggots. Arca vacca il telefono.
Scusami, ma il telefono mi dà exp una volta che l'ho sbloccato? O no? La sota antica della casa di prima vale 12.600. Cazzo. Ok. C'è anche la macchina da smontare qui. No. E vabbè, ma tanto che cosa... Scusatemi, che cosa potrei vendere questa macchina? Per far su soldi. No, di sopra non andare. Guarda su Black Bay. Ah, dici che da Black Bay mi prendono i pezzi? Cosa? Ma dove li trovo questi pezzi? Ruota Asian Cougar. Ma Asian Cougar non significa una donna asiatica avanti con l'età tettona? Nei siti porno? Sono abbastanza sicuro che se cerco Asian Cougar su un sito di quelli lì, trovo. Ah, ecco Jules. No, a posto. Cougar e Pantera, Panterone. Ho visto, rivisto qualche tempo fa la puntata di How I Met Your Mother, dove parlavamo appunto delle Cougar. Asian Cougar ti trova davvero qualche animale? No, secondo me ti trova delle maiale. Sono ferrato, certo. Che poi ragazzi, scusatemi, voi venite in live per che cosa? Per vedere io che rubo o per sapere per avere la mia infinita saggezza? Salve. Ti taggo, te. Faccia di merda. Ma se vengo qua? Ah, non mi allarma. Ok, meno quello. Qui su, dove si va? Al 208, dove si va? Prego, prego. Guarda, chi guarda? Cosa guarda? Allora, qui mi dice che c'è gente. Non vedo però. Tutto quello che me... No, sono abbastanza sicuro di non averlo fatto. Poverino, è stupido. No. Che bel buco. Ho fatto il muretto molto male lì. Eccolo, taggato. Vabbè, ma lì avranno le guardie 24 ore al giorno. Chi è che ci entra qui? Che poi... Ah, forse qua... Vabbè, facciamo questo piccolo test. Forse qui lo devi fare obbligatoriamente. Oh, perché? Ah, facciamo così allora. Che c'è? Chi fa qualcosa di illegale? Io? E allora, porca vacca, fammi finire. Oh, nose! Era finita ormai! Oh, che cazzi duri poi nel mio sedere. Quando andrò in prigione. Ok. Secondo me qui tu sei obbligato a fare... No, aspetta, dov'era adesso? Di sopra.
Tu sei obbligato a far scattare l'allarme per poi nasconderti all'interno. Secondo me bisogna farlo per forza. Però mi piacerebbe vivere in questa zona super ricca, che c'hanno addirittura delle gradinate dietro casa con queste mura di cinta incredibili. Era una bella cosa, no? Con anche le guardie, no? Taggo lui. Allora, ci ritento. La telecamera mi ha rilevato, ma non è partito un allarme. E allora, ragazzi, benvenuti in uno dei furti più belli che vedrete, forse, se lo riesco a fare. Posso saltare, però, sì, però se non posso neanche scavalcare una muretta, cioè, vuol dire che sei fatto un po' di merda, uomo del cazzo, che non sei altro. Tua mamma è quella gran troiona. Aspetta che mi fa freeze quello, mi fa freeze! Ci si può arrampicare poco più a destra del cancello, dice Luco. Non l'avevo visto. Ah! Andiamo a sbirciare quest'ultima cosa, poi dopo, vabbè, posso così. Un po' più a destra del cancello, dici? Ah. Ma la mia mossa non era bella, scusami. Mi sembrava una bella mossa. Ehi, Vinny! Quando lo impariamo il salto? Che veramente bastava fare un saltino del cazzo, li avevano risolto tutto. Ma porca vacca, Luke. E perché non è segnato? Che c'ha? Ma sgamato, stai facendo qualcosa di illegale. Chi gliel'ha detto? Minchia, era lì veramente tanto vicino. Ma dite che la polizia entra qui, no? Cazzi duri, sì. Sono in mezzo alle frasche. Comunque ancora in testa. Roli poli oli. Adesso sai chi è. Tutto è tondo e nel suo mondo è il tipo più in bagno. C'è. Ho sbagliato a cantarla, ma va bene lo stesso. Chi c'è in live stasera? Stasera raidiamo Randy Renna, ragazzi. È un amico, trattatemelo bene. E li scriviamo tutti. Vediamo come te la cavi con un po' di pubblico in più. Va bene? È stato bello, ragazzi. Noi ci vediamo domani mattina. Basta. Ciao, ragazzi. Buonanotte. A domani.